data, data la tua esperienza, il tuo contributo e il tuo vissuto. Grazie ancora, Renato. A questo punto c'è la nostra responsabile, la sede di Aversa, che quando la invitai ad assumersi questo onere mi guardò di sbieco, manco fossero canne di un fucile a 12, da 12 pollici. Dissi, va bene, ma io per quanto potrò ti sto vicino. Ed è Antonella Pocchetti che ci parlerà di quella che è la sua esperienza di donna e di ambientalista in un contesto critico come il suo territorio. Correggo Edoardo, perché abbiamo dovuto rinunciare al beneficio di questa testimonianza chiedendole invece di dare lettura del documento che ci manda Gino, il dottor Gino Costanzo, che è uno dei nostri medici più attivi di trincea, il quale non è potuto venire, e allora ci ha inviato almeno il documento. Abbiamo chiesto ad Antonello di rinunciare al suo intervento e di darci lettura invece di questo documento. Beh, siccome i tempi li assegno io, ti do 3 minuti omaggio per la sintesi del tuo intervento, perché non potrei farne a meno. Grazie. Bene, io sono Antonella Bocchetti, sono di Lusciano e ho sposato la causa ACO perché lo trovo insomma uno strumento utile, visto che noi nelle nostre lotte non abbiamo forza giuridica per poterci presentare e ottenere delle risposte, quindi attraverso ACO speriamo insomma di avviarci in questo cammino. Purtroppo ad Aversa non abbiamo ancora uno sportello per poter offrire al pubblico il nostro intervento, il nostro aiuto, però cerchiamo insomma di fare quanto prima per dare questo sostegno. È un onore per me oggi dare voce insomma a Luigi Costanzo, che è un medico insomma che tutti i giorni ci mette la faccia in questa nostra lotta, in questo nostro cammino. Bene, vi leggo il suo intervento che ha inviato a Stefano e che mi ha fatto pervenire. Allora, non è solo questione di stili di vita. A 2 anni dalla legge si continua a morire anche di promesse non mantenute, ma i soldi stanziati che fine hanno fatto? Nessuno di noi esulta o si esalta nel voler dire a tutti i costi che sulla salute e la sua tutela qualcosa non va nei nostri territori. Nessuno di noi si esalta di fronte ai dati di aumento della mortalità pubblicati dall'ultimo aggiornamento Sentieri. Nessuno è talmente folle da negare che gli stili di vita sbagliati, lo smog, il fumo, hanno la loro importanza nel favorire e determinare particolari patologie. Ma non c'è stile di vita che tenga di fronte ad una pressione ambientale che somma gli effetti antropici negativi, smog e le cattive abitudini, a quelli dei rifiuti tossici industriali interrati e dati alle fiamme. Non è forse vero che la sola presenza di sostanze inquinanti nelle nostre terre, nella nostra acqua e nell'aria espone tutti a un rischio maggiore di ammalarsi, anche se non è dimostrato il nesso? E questo rischio da solo non dovrebbe indurre alle nostre istituzioni, in base al principio di precauzione, a prendere provvedimenti urgenti di tutela della salute, secondo l'articolo 32 della Costituzione? Una ventina di anni fa, se avessi detto che la gastrite e l'ulcera dello stomaco avevano anche a che fare con un batterio, se avessi solo ipotizzato l'esistenza di un batterio nello stomaco, considerato asettico per l'acidità, sarei stato bocciato prima di cominciare l'esame. Eppure, il professore Guido Fanconi, uno dei padri fondatori della pediatria moderna, diceva: «Non vi sono malattie nuove, nuovo è il modo di interpretarle». Ed è così, le sostanze tossiche possono agire come interferenti endocrini, distractor, favorendo la comparsa non solo di tumori, ma di aborti, malformazioni, allergie, obesità, diabete, malattie cardiovascolari. Ho assistiti obesi e in sovrappeso, con stili di vita corretti, esami normalissimi, che non riescono a scendere di peso nemmeno con diete estreme. Ecco perché credo sia necessario un atto di umiltà da parte degli scienziati e della classe medica, per cercare di individuare un approccio diverso alle malattie, che preveda un potenziamento soprattutto della prevenzione primaria attraverso la tutela e la difesa dell'ambiente e attraverso soprattutto l'individuazione di biomarcatori tossici negli esseri umani e non solo nei terreni e nei pomodori. Noi siamo l'ambiente in cui viviamo. Spesso mi sento come un medico in trincea, curo persone che stanno senza sapere di esservi, intervenendo sui danni della guerra, senza poter far niente per fermarla. Non solo tumori, tra i miei assistiti ho riscontrato un aumento di malattie respiratorie, allergie, anche in anziani mai allergici,
malattie della tiroide anche in adolescenti e bambini, broncopatie, tantissime le coppie non riescono ad avere bambini o donne che abortiscono o partoriscono bambini malformati. L'ISDE, Associazione Internazionale dei Medici per l'Ambiente, ha recentemente lanciato un appello. La protezione della salute dei bambini dagli effetti dell'inquinamento ambientale è una priorità di sanità pubblica. Per questo motivo, i medici hanno il dovere di pronunciarsi per tutelare i pazienti e i cittadini da quello che sta accadendo. Ed è stato definito un vero e proprio attacco alla biosfera o attacco al creato, perpetrato tramite l'emissione negli ecosistemi di oltre 10.000 molecole chimiche non presenti in natura fino a 50 anni fa, derivanti per lo più dalla produzione industriale e determinanti il carico chimico globale cui i corpi biologici sono quotidianamente sottoposti. Secondo un rapporto dell'EPA, l'Agenzia Americana di Protezione Ambientale, si stima su oltre 3.000 composti chimici di natura organica, prodotti o importati, in quantitativi superiori alle 450 tonnellate. Solo per il 7% di essi erano disponibili dati di tossicità generali, completi ed esaustivi. La comunità scientifica ha riconosciuto i bambini come i soggetti più vulnerabili tra gli esposti. Ci stiamo facendo obbligo di consigliare con competenza i decisori politico-amministrativi ad applicare il principio di precauzione, cioè misure cautelative che prevengano il rischio anche quando questo non sia ancora quantificato. Un esempio caratteristico è il rischio derivante da composti chimici migranti dalle plastiche negli alimenti. Ne parliamo perché come medici nessuno abbia a dirci «tu lo sapevi e non me l'hai detto». Ne parliamo perché crediamo che i cittadini debbano essere informati sui rischi certi e potenziali e le istituzioni abbiano il compito di proteggerli, il principio di responsabilità. La legge sulla terra dei fuochi prevedeva lo stanziamento per il 2014-2015 di circa 50 milioni di euro da dividere tra Campania e Puglia per la prevenzione e gli screening secondo modalità da definire. Sono trascorsi 2 anni e in Campania, invece del potenziamento della prevenzione e degli screening per far fronte all'emergenza sanitaria, ci troviamo con il decreto Lorenzin sull'appropriatezza prescrittiva, che sta esercitando un vero e proprio mobbing sulla classe medica, costretta a burocratizzarsi in senso limitativo sempre di più, a discapito della povera gente. Si tende ormai a smantellare il sistema sanitario nazionale, costringendo i medici a ragionare e ad agire secondo criteri puramente economici e di risparmio, di guadagno, e non di tutela della salute come garantisce la Costituzione. E la sanità, soprattutto in Campania, non è un diritto, ma è un privilegio per quei pochi che hanno i soldi o santi in paradiso. Io non ci sto, il mio giuramento è stato un altro. Da medico in trincea, che tocca e percepisce i bisogni della gente, mi permetto pertanto di dire che è necessario e fondamentale potenziare le strutture pubbliche sanitarie, abbreviando le liste d'attesa degli screening e degli interventi. Che senso ha fare una colonoscopia 90 giorni dopo la positività nel sangue occulto delle feci o scoprire di avere un cancro alla mammella e aspettare più di 60 giorni per l'intervento? Migliorare la qualità dei servizi e dell'assistenza dei malati di cancro attraverso la creazione di una rete oncologica e una presa in carico vera e più umana che chiarisca al malato il percorso diagnostico-terapeutico da compiere. Sentirsi accolti nella propria sofferenza fisica e psicologica è per i malati oncologici un aspetto importantissimo, oserei dire alla pari o più forse dell'atto chirurgico e medico in sé. Non sentirsi un numero, evitare estenuanti attese, file, sballottamenti, sentirsi come in una casba oncologica, con la propria vita che si ferma e il futuro non si vede, è una sofferenza immensa che aumenta l'angoscia e ti risucchia le energie. Dedicare una parte dei fondi a quella fascia di popolazione giovane non coperta dagli screening, soprattutto per la mammella e per il colon retto, che sembra essere colpita sempre più da quella brutta malattia. Cominciare a considerare le cosiddette bonifiche antropiche, dando la possibilità alle persone che abitano nelle zone a rischio di accedere alle indagini tossicologiche per verificare la presenza di sostanze tossiche nel loro sangue e iniziare un percorso di disintossicazione con l'aiuto di strutture competenti, per esempio il centro antiveleno del Cardarelli. Creare a livello locale una strategia tra i medici di famiglia e le istituzioni sanitarie, le ASL, e amministrative,
Da tempo ripetiamo che in attesa di dati ufficiali e completi per il registro tumori, che ha i suoi costi e i suoi tempi, noi medici di famiglia siamo in grado di avere subito e a costo zero la fotografia del territorio, estraendo dai nostra database tutte le notizie possibili che possono riguardare le patologie neoplastiche, respiratorie, allergiche, tiroidee, eccetera. Ebbene, questo lo possiamo fare subito, anzi l'abbiamo già fatto. Vedi progetto Epica a Casoria, Neomarter a Fratta Maggiore. Dei nostri pazienti possiamo sapere sesso, età, la data di insorgenza del cancro, chi è in remissione, chi è in trattamento, chi è in follow-up, il loro stile di vita, le patologie concomitanti, il luogo dove abitano, e quindi georeferenziare la malattia conoscendo le strade dove abitano i pazienti, evidenziando così eventuali cluster in zone specifiche del territorio, le medicine che assumono, eccetera. Dati preziosissimi anche per gli scienziati più rigorosi e scettici sul ruolo dei medici di famiglia. Tutte queste informazioni potrebbero confluire in un unico centro di elaborazione epidemiologico istituzionale che potrebbe utilizzarli per pianificare le risorse e gli interventi riguardanti la prevenzione e la politica sanitaria, soprattutto in termini di costi, il tutto rapidamente a costo zero, ma il costo zero evidentemente fa paura a chi specula e campa sui problemi della nostra terra e sulla nostra gente. Forse è una strada troppo semplice, perciò non praticabile? È una sconfitta come medico, e dovrebbe esserla anche per un paese che si definisce civile, quando una persona, anche una sola persona, un solo bambino, si ammala e muore per una causa evitabile. Ho una causa? Ho causa che io, le istituzioni, un paese potevamo evitare attraverso la prevenzione primaria e una buona organizzazione di tutto il percorso diagnostico terapeutico. Questo è quanto ci ha scritto l'intervento di Luigi Costanzo. Quanto...